La Rowing Team nasce con l'idea di trasmettere la nostra passione per il canottaggio a tutte quelle aziende che si affidano a noi per fare attività di team building. Tramite il canottaggio gli facciamo riscoprire le dinamiche che servono a migliorare l'affiatamento di gruppo. Li facciamo anche poi uscire in barche da 8 vogatori, che è il simbolo principe di dover fare le cose fatte insieme. Andiamo ovviamente a valorizzare 3 concetti base, che sono la collaborazione, la comunicazione e la fiducia. Prima di tutto una fiducia in se stessi e poi nel gruppo in cui sono inseriti. La giornata di team building è divisa in 2 parti. Durante la prima parte Edoardo e io spiegheremo l'importanza appunto del gruppo nel canottaggio. Non sempre l'equipaggio formato dagli 8 atleti più forti è quello più veloce, ma per essere veloce deve essere formato da 8 atleti non solo forti ma anche coesi e che si fidano l'uno dell'altro. Dopodiché inizieremo la pratica dello sport coi remi in vasca voga, dove inizieranno ad apprendere l'ABC del canottaggio. Poi la seconda parte è focalizzata in barca. Vi assicuro che è un'esperienza fenomenale. Sentire la barca che si muove assieme, veloce in acqua, ti dà un'emozione indescrivibile. Ed è proprio quello che vogliamo proporre appunto ai partecipanti, emozionare e far capire che assieme si va lontani, mentre individualmente purtroppo non si va da nessuna parte. Non abbiamo una linea standard da seguire, ma concetti che sono alla base del lavoro di gruppo, come aiutare. Facciamo capire che bisogna avere il giusto atteggiamento nell'affrontare la cosa, perché se si viene qua svogliati, questo atteggiamento non danneggia solo il singolo, ma danneggia tutto il gruppo. Questi sono concetti base e riescono a far passare molto bene e efficacemente il messaggio. Quello che chiediamo è ai ragazzi, alle persone che si affidano alla nostra attività, affrontare la giornata con la non paura del giudizio degli altri e la non paura di fallire. Nessuna delle persone che viene a fare team building con noi ha mai preso un remo in mano e quindi la prima cosa che farà è sbagliare. Noi siamo lì per dare i correttivi per poter riuscire alla fine della giornata a remare tutti insieme su una barca da 8 vogatori, mettersi in gioco senza paura del giudizio né nostro, dei loro colleghi, dei loro compagni di classe e non aver paura di fallire, non aver paura di sbagliare, perché attraverso lo sbaglio si impara meglio. Il nostro scopo è remare assieme per un obiettivo comune.